La città di Torino e il Piemonte sono particolarmente portate all'innovazione, allo sviluppo. Che cosa può fare una banca per le aziende che stanno nascendo? Beh, questo è un territorio particolarmente felice dal punto di vista dello sviluppo delle aziende, di quelle innovative in particolare. Non a caso recentemente la città di Torino è stata insignita del secondo premio come capitale innovativa europea dopo Amsterdam e addirittura prima di Parigi, quindi vuol dire che c'è un tessuto connettivo molto molto ricco in grado di recepire tutti i temi legati all'innovazione, quindi in particolare alla crescita e allo sviluppo delle start-up o delle PMI innovative. La banca da questo punto di vista ha investito moltissimo, intanto con la costituzione proprio qui a Torino nel nuovo centro direzionale di Intesa San Paolo, del centro per l'innovazione di tutto il gruppo, centro di innovazione che tra i tanti obiettivi è proprio quello di sviluppare le piccole e medie aziende e le start-up, in particolare con una piattaforma che abbiamo progettato di incrocio fra domanda e offerta di innovazione. L'offerta che arriva proprio dalle start-up e la domanda che arriva dalle nostre aziende clienti. Queste ultime sono già più di 6.000 che hanno aderito a questa iniziativa, così come le start-up ad oggi sono oltre 600. Conosciamo meglio Startup Italia, di cosa vi occupate? Beh, noi siamo la principale piattaforma, non più neanche solo italiana, ma europea, che racconta l'ecosistema delle startup, il mondo delle startup e li connette a quelli delle grandi imprese. In questo momento ci sono circa 1,5 milioni di persone che ogni mese vanno sul sito, e per darti un'idea il secondo sito europeo su queste cose è un sito tedesco con 400.000 utenti, quindi siamo di gran lunga il primo sito europeo in grande crescita, abbiamo 3 anni di storia e raccontiamo storie di startup, raccontiamo storie di innovazione cercando di collegare le startup al resto del mondo di innovazione, quindi per esempio alle grandi aziende o anche alle grandi banche come Intesa, perché poi secondo il modello dell'open innovation oggi le grandi aziende hanno bisogno del talento, delle idee e della capacità di innovare che hanno i ragazzi che fanno le start-up. In questo mix, in questa combinazione c'è davvero il futuro di questo paese. In che settori operate? Ma guarda, in realtà quasi tutti. L'innovazione non ha veramente limiti, va dai beni culturali, ad esempio abbiamo fatto un progetto, sto facendo un progetto per contribuire a ristampare Palmira con le stampanti 3D, per dirti. No, ma abbiamo i nostri veri blog, sono un blog che si occupa di futuro della finanza, che si chiama Smart Money, un blog che parla del futuro della scuola, si chiama iSchool, un altro che parla appunto di Open Innovation, un altro che parla delle meraviglie della tecnologia, che si chiama The Next Tech, tutte le tecnologie che migliorano la vita. E poi ce n'è uno che è relativo al cibo, si chiama The Food Makers ed è tutte le innovazioni che parlano di cibo. Quindi a chi vi rivolgete? Ma noi ci rivolgiamo essenzialmente a quelli che credono nel futuro, quelli che pensano che questo mondo possa essere davvero cambiato, quelli che pensano che non è impossibile farlo nonostante l'Italia, nonostante certe nostre lentezze, quelli che pensano che il talento, la passione e l'innovazione siano più forti della resistenza, della pigrizia e della depressione. Agite a livello nazionale ma anche internazionale? Ma noi abbiamo avuto per un periodo un'edizione internazionale che poi abbiamo sospeso perché adesso abbiamo lanciato un progetto che si chiama European Valley. Il nostro scopo è aprire in 28 paesi europei 28 progetti come Startup Italia e fare la più grande piattaforma europea che racconta l'innovazione delle startup. Qual è la strategia del successo? Ma insistere sempre, cambiare strada quando le cose non funzionano e non perdere l'entusiasmo.